Buonasera, questo è il secondo appuntamento con cui ci incontreremo, già ve l'ho detto l'altra volta, lo scorso martedì, ci incontreremo per rispondere a delle domande specialistiche di chirurgia generale che durante la settimana mi giungono per email o sul sito professor Stefano Arcieri. Ci tengo a ribadire anche questa volta, perché lo ritengo molto importante, che lo scopo di questi incontri non è certamente quello di sostituire il medico di base, ma quello di essere un punto d'incontro magari per chiarire delle problematiche di ordine di chirurgia generale, che siano delle problematiche che magari è meglio confrontare con me, che sono uno specialista. Ma il medico di base rimane sempre e comunque il vostro punto di riferimento per qualsiasi problema di ordine medico. Durante questa settimana che è passata sono arrivate tante domande e con i miei collaboratori abbiamo selezionato le domande che abbiamo ritenuto più interessanti e che spaziassero un po' nelle varie patologie. E, per cui io comincerei subito a rispondere alla prima domanda. Come vi ho detto, questi incontri dureranno circa un quarto d'ora, 20 minuti, anche perché tempi più lunghi non sono sicuramente utili e possono far comunque cadere l'interesse. Allora, Paola, se mi può fare la prima domanda che abbiamo selezionato, risponderò. Allora, la prima domanda. Gentile professore, sono un ragazzo di 21 anni e 5 giorni fa mi hanno diagnosticato una fimosi non serrata. Sono in lista per l'intervento chirurgico, ma ho un po' paura. Vorrei sapere per quanto tempo avrò i dolori dopo l'intervento. Ma io vorrei rassicurare sicuramente l'utente, non direi proprio di parlare di dolore, probabilmente di fastidio. L'intervento di fimosi, la cosiddetta circoncisione, è un intervento chirurgico ambulatoriale che si fa in un ambiente, in un ambulatorio, un intervento abbastanza semplice, prevede la posizione di alcuni punti di sutura, lì laddove è stata tolta, diciamo, questa esuberanza cutanea che tende a stringere, vengono apposti una serie di punti. Questi punti poi cascano da soli perché non sono dei punti che si eliminano da soli, vengono riassorbiti da soli. Io vorrei rassicurare sicuramente il nostro amico di sottoporsi serenamente a questo intervento. Avrà un pochino di fastidio, l'importante è che mantenga dopo l'intervento una igiene accurata, questo per permettere alla ferita di guarire più rapidamente possibile. Passerei già alla seconda domanda, Paola. Salve professore, ho 63 anni e soffro di vene varicose. Ho un dubbio, è vero che una volta levate con l'intervento c'è la possibilità che possano tornare? Se mi sottopongo all'intervento, dopo quanto tempo posso camminare? Sì, sono due domande. Alla prima domanda devo dire, non è che l'intervento di asportazione delle varici dell'arto inferiore, se parliamo di safenectomia, cioè l'asportazione della safena, una volta asportata la grande vena safena, questa chiaramente non può tornare perché non c'è più, non esiste più. E di solito si associa all'asportazione della grande safena anche l'intervento di asportazione delle piccole varicosità, delle piccole flebectasie che si possono essere presentate lungo il decorso di questa grande vena, che viene asportata quando diventa insufficiente, quando cioè questa vena non svolge più il suo lavoro nel modo normale. Si possono ripresentare, sì, può nascere probabilmente qualche altro vasetto a distanza di anni, ma a quel punto non è più necessario un intervento chirurgico di asportazione della safena perché è già stata tolta. Ambulatoriamente, in modo molto rapido, vengono tolti con delle tecniche molto semplici queste piccole varicosità che si possono ripresentare. Perché è chiaro che se vi è la tendenza a formare queste varici possono anche ricomparire a distanza di tempo in altre sedi dove non sono state trattate. Io direi di andare avanti con la terza domanda. Mi sono operato di ernia inguinale. Tra quanto potrò riprendere a fare sport? L'ernia inguinale è un intervento chirurgico oggi che si avvale di protesi che vengono fissate o alcune altre protesi, quelle di ultimissima generazione, che non hanno bisogno di essere fissate con dei punti ma si fissano da sole. Comunque ci vuole un periodo, diciamo, di riposo di almeno una quindicina di giorni. L'attività sportiva, per cui proprio l'attività ginnica importante, io direi che è opportuno aspettare un mesetto. Dopo un mesetto sicuramente
c'è stata una restituzio, come si dice, restituzio ad integrum del luogo dell'ennia inguinale, per cui tranquillamente ad un mese dall'intervento può riprendere l'attività sportiva. Andiamo con la prossima domanda, Paola. Vediamo che ci stanno scrivendo degli utenti delle domande. Adesso, se riusciremo, risponderemo anche in diretta direttamente alle domande. Comunque, state tranquilli perché lo leggo anch'io da qua e vediamo se questo amico al quale possiamo rispondere, che poi è un'amica. Andiamo avanti. Sono una signora di 57 anni e ho diversi noduli alla tiroide. Ho fatto un ago aspirato ed è risultato un TIR3. Cosa mi consiglia? Il consiglio che le devo dare, anche se lei mi dà un'indicazione non completamente precisa, perché il T3 è quella zona degli ago aspirati della tiroide che è un po' buono e un po' cattivo, cioè è una via di mezzo tra una decisione non chirurgica e una decisione chirurgica. Infatti nelle nuove classificazioni di questi tipi di tumore, o perlomeno di questi tipi di citologie, perché insomma non vorrei utilizzare questo veicolo per spaventarvi, queste citologie, il TIR3 è stato suddiviso in TIR3A e in TIR3B proprio per fare una discriminazione, per discernere tra quelli non chirurgici e quelli chirurgici. Il consiglio che le devo dare, secondo me il consiglio più giusto, e che darei anche a un parente, è che in presenza di un TIR3, magari in una tiroide plurinodulare, malata da diversi nodi, che magari non sono stati tutti punti per esame citologico, perché non è che uno punge tutti i noduli che trova nella tiroide, trova i più sospetti, punge, però nessuno ci può garantire che magari qualche nodulo misconosciuto, submillimetrico, molto piccolo, non sia sede di magari qualcosa che ha cominciato, come si dice, a virare. Allora, un TIR3, io come chirurgo, e credo che la maggior parte degli endocrinologi siano, diciamo, della mia stessa opinione, deve essere trattato chirurgicamente. L'esame istologico definitivo sarà quello che ci dirà realmente la situazione della tiroide. La tiroide, come più volte ho detto e come è giusto ribadire, una volta operata deve essere operata totalmente, perché non è assolutamente opportuno mantenere una parte di tiroide, perché se già c'è una malattia di base, questa sicuramente influenzerà anche il residuo, che oltretutto non è neanche più sufficiente a supplire le necessità di ormone tiroideo, per cui comunque questo paziente deve sottoporsi a terapia ormonale postoperatoria. Allora, tanto vale eliminare tutto il problema, togliere tutta la tiroide, per poter poi così dopo sottoporsi alla normale terapia ormonale, che sicuramente non darà nessun fastidio. Io direi di andare già con l'ultima domanda, perché già stiamo nel quarto d'ora, 20 minuti, poi magari mi farete cenno di quanto tempo è passato. Buongiorno professore, ho un'ernia iatale che mi dà diversi disturbi. Qual è la terapia più adatta a me? Allora, l'ernia iatale è una patologia che con l'avvento della chirurgia laparoscopica si è avvicinata molto di più alla strategia terapeutica chirurgica. Col senno del poi, col tempo però, si è visto che anche la tecnica chirurgica, cioè la tecnica mini-invasiva, che sicuramente dava dei benefici immediati post-operatori e sicuramente un post-operatorio più ottimale, comunque deve essere indicata ai pazienti affetti da questa, diciamo, difetto, che è l'ernia gastrica iatale, e devono essere dedicati a quei pazienti che non migliorano assolutamente con la terapia medica. Per cui ernia gastrica iatale, terapia medica che sicuramente insieme al vostro medico di base potrete seguire, perché sono assolutamente degli esperti per queste patologie, perché è una patologia molto frequente, e alla terapia medica
con dei inibitori di pompa e altri farmaci, sicuramente dovrete associare una dieta alimentare ferrea molto ben controllata alla terapia medica e alla dieta, associerete anche degli atteggiamenti posturali che vi verranno consigliati. Vi faccio un esempio: la cosa più errata che si possa fare è coricarsi o mettersi a letto o sdraiarsi subito dopo aver mangiato. Bisogna sempre aspettare un periodo più o meno lungo di digestione prima di coricarsi. Qualora durante la notte voi avete bisogno di diversi cuscini per poter dormire, 3-4 cuscini durante la notte, perché sennò vi si presentano i disturbi durante la notte, per cui con disturbo del ciclo proprio della notte e via dicendo, allora forse in quel caso è bene cominciare a sentire un chirurgo, che fatti i dovuti accertamenti diagnostici radiologici, che sono molto semplici, può mettere in evidenza l'impegno di questa ernia, di che grado è, e magari prendere in considerazione l'intervento chirurgico di correzione. C'era una domanda che ci faceva Carolina, che dice che un mio carissimo amico ha una cisti sacrococcigea da operare, considera che sono anni che si porta avanti e questo è il disturbo. A Carolina diciamo che la cisti sacrococcigea purtroppo è una patologia che per quanto uno possa tentare di curare con antibiotico terapia e via dicendo, purtroppo lì dove c'è un'infezione l'antibiotico non giunge perfettamente a guarigione. Oltretutto una cisti sacrococcigea è una malattia infettiva tra virgolette, di solito sono dei peli che si infettano e formano una cisti, e questi purtroppo soltanto con l'atto chirurgico possono essere trattati. Con questo io direi che la giornata di oggi, martedì 22, è stata più che sufficiente. Saluto tutti gli amici lettori di una testata giornalistica si trova su Facebook, che si chiama River Flash, che ha trovato interessante questa nostra, perché poi ci sono anche dei collaboratori che lavorano con me, questa iniziativa culturale di ordine medico-scientifica, e ha trovato curiosa, interessante, e l'ha condivisa, per cui la pubblicizza sulla propria testata giornalistica, per cui salutiamo i lettori. Vi prego di porre tutte le domande che volete durante la settimana. Come avete visto, cercheremo di rispondere alle più significative durante la settimana, sia gli utenti che mi seguono come Stefano Arcieri, che gli utenti per esempio di River Flash che vogliono porre domande, di scriverle direttamente o sulla mia pagina Facebook oppure tramite River Flash. Con questo vi saluto, vi auguro una buona giornata e spero, come l'ultima volta, di essere stato utile. Grazie.